Esattamente un anno fa eravamo proprio in questo punto per compiere l'impresa dei 100.000 iscritti e comprare una bici del supermercato. E vi ricordate cosa abbiamo fatto con questa bici? E tanti di voi si sono ricordati di una frase molto particolare che abbiamo detto l'altra volta. 20.000 mi piace, Alburetto ritorna su una bici da bambino. Abbiamo raddoppiato i like, quindi andiamo a comprare queste bici da bambino. Eccole. Una rosa, una fluo, azzurra, questa qua. Quindi saranno circa 500 euro di bici da bambino? Devo ricaricare hype. Prima volta che spendo 500 euro per la bici da bambino. Grazie. Appena avevo chiuso backflip con la bici del supermercato ero rimasto un pochino stupito. Vuol dire che non è così difficile, vi assicuro. Magari ho deluso le aspettative di Hype. E per la challenge di oggi Hype ha deciso di supportarci per creare una sfida che non deluderà le aspettative. Ma che cos'è Hype, ragazzi? È la cabina di controllo del tuo denaro. Con Hype infatti hai conto, carta e app con cui progettare, risparmiare, investire e collegare tutti i tuoi conti. Hype ha tre diversi piani: Start, completamente gratuito, Next e Premium. Io ho scelto il piano Next al costo di 2,90€ al mese perché credo che sia quello che abbia le funzionalità più adatte alle mie esigenze. Una di queste è la funzionalità Radar, che ti permette di collegare i conti di più di 50 istituti bancari e sincronizzare automaticamente i saldi e i movimenti all'interno dell'app Hype. Vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione per approfondire Hype e adesso andiamo a preparare i bolidi. Due ore ieri, ragazzi, per montare ste cavolo di bici con tutti gli accessori, campanelli, frenzolini in giro. Oggi, ragazzi, si va a Milano per la challenge con le mini bike. Un pacco per lei. Sì, ma raga, non è DHL, è DH Life. Mi ha portato direttamente il pacco con i pedali perché, ragazzi, in realtà upgradiamo le biciclettine almeno con dei pedali seri. Abbinato. E però figa, c'è, sei capace? Ragazzi, abbiamo 4 bici perché siamo in 4, appunto. Abbiamo qui il pazzo. No, pazzo non ci sta. DH Life Man. Va bene, Alboreto, ragazzi, avete coglioni. Ma cosa faremo oggi, ragazzi? L'obiettivo è andare a fare una gara tra noi quattro alla montagnetta di San Siro a Milano. La cosa divertente è che non ci andremo in macchina, ci andiamo proprio con le biciclettine, prendendo treno, metro. Ci fermeranno, ci arresteranno. E sono sicuro che ai pendolari milanesi farà un sacco piacere sentire questo suono soave. Pazzo detto il camionista. Quest'oggi si differenzia la sfida perché non abbiamo tutte le stesse bici. Abbiamo le famosissime Hogan, ragazzi, che le abbiamo viste nel video dei 100.000 iscritti quando abbiamo fatto backflip. E poi, per i più bro, ovviamente abbiamo preso le city bike da bambina. No, bambina. Io con la bici di Frozen e il pazzo con la bici di Patty. Ok, inizia la nostra odissea. Papà, digli qualcosa. Pazzo, guarda che se inizi così non arrivi a San Siro. Da bravi bambini sulle strisce. No, no. Aspetta, appoggiamo qui il bolide. Controllamelo, amica, che lo rubino. Ciao, avrei bisogno di 4 biglietti per Lampugnano con 4 bici. Ok. Perfetto, grazie mille. Ciao. Cosa c'è? Buongiorno. Ah, Lampugnano. Sono quelle lì? Sono sì, sono nostre. Che carine, ma come mai hanno la
Perché è una sfida, stiamo facendo una sfida per YouTube. Grazie, ciao. Binario? Sta arrivando. Vai. Dai che perdi il treno, perdi. Ah, guarda, siamo carrozza bici, perfetto. Noi siamo sull'ovetto del bottolino. Sì, mi è rimasto un pezzo di scarpa. Guarda testa. È lui. No, non è lui. Lui, oh cazzo. Oh, oh. Ho sbagliato. No, ma è... Arrivati. Il gradino? Vai. È già caduta la catena. Chi è che la fa? Ma che rubate? Cioè, qui pensano che abbiamo rubato le bici. Noi siamo al sesto. Lampugnano è la nostra meta per San Siro. No, vabbè, ciao! Come avete visto, ragazzi, i biglietti del treno li ho presi col telefono. Aderendo al piano Hype Next avrete sia la vostra carta virtuale sullo smartphone, sia la carta fisica. Sempre con Hype Next avete anche la funzionalità risparmi, dove potete creare un box salvadanaio. Molto utile se volete avere del budget extra per fare degli upgrade, per esempio, della vostra bici. Per gestirlo basta scegliere l'importo e la frequenza di risparmio. In più si può attivare l'arrotondamento. Quando acquistate i biglietti prima, appunto, il totale era 21,60. L'applicazione ha arrotondato a 22 euro, mettendo i 40 centesimi in eccesso nel salvadanaio. Siamo arrivati, Lampugnano, salve, buona serata. Non si può. Madonna, quanto è basso! Oh! Ah, minchia, skate park subito! Mi abbiamo beccato! Oh, non si capisce! Non vogliamo arrivarci alla montagnetta, eh! No, 180! No, Alboreto, così pieghi il cerchio, ma guarda, c'è! Lo faccio bene, lo faccio bene! 100% ragazzi! Madonna! Guarda, guarda quanto l'ho stortato! Oh. Vai! Oh. Guarda quanto cazzo è storto, oh, si blocca! Manuel! Oh! Oh! Ah, guarda che riusciamo, mi sa, a far bar. Prova a far girare. A me gira. Uno me lo fa. Sì. Sfida. Bar spin fuori dal bank. Se lo fai, 5 euro. Allora, abituiamoci un attimo. Tac, 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 tac. Vado. No. Vediamo. Oh, madonna. Oh, ho perso una mano quando l'ho preso. Comunque, l'ha chiuso prima di me. Grazie. Quindi 5 euro assolutamente meritati, pazzo. Okay. Apri Hype che te li invio. Vedete, ragazzi, il pazzo c'ha Hype. Quindi, cinquello, Luca Pazzo Esposito. Inviato. Hai ricevuto? Ricevuto. Chissà perché ci rimetto sempre io in queste sfide, però. Eh? Abbiamo fame, ragazzi. Bro. Oh. Sono dentro. Oh. È solo un preludio alla gara questo. È un warm up. Festeggia l'arrivo del Mac. Voglio un FB. Eccoci, sacchettino. Grazie. Ciao. È arrivato. Ragazzi, godetevelo perché non lo vedrete mai più. Guarda che rospo. Dopo una bella magnata al Mac, ragazzi, abbiamo trovato montagnetta di San Siro finalmente. Là in fondo c'è proprio San Siro. San Siro. Siccome non siamo mai stati qua, dobbiamo capire qual è il trail migliore per fare la nostra gara. Allora, abbiamo trovato dei local che adesso ci mostreranno un pochino il sentiero migliore per poter fare questa gara. Ah, già qui, ostia! Le radici sentono un botto con sta roba qua. Il primo vero ostacolo che troviamo è questo super
spondone, ragazzi. Albi, potrebbe essere l'unico momento di sorpasso della gara, eh. Subito dopo la curva bisogna passare dentro questi due alberi come checkpoint. Dopodiché ci sarà una prova molto fisica, perché c'è un pezzettino leggermente in salita dove il rischio della caduta di catena è molto alto. Se ti cade la catena butti via la gara. Arrivi qui, staccatona e poi giù di qua. E per finire, ragazzi, drop finale. Io vi ricordo che chi vince la sfida potrà scegliere quale costume imbarazzante acquistare, e il perdente della sfida, cioè l'ultimo classificato, dovrà indossarla nella prossima sfida al Monza Pizza. Voi guardate già il boretto come se perdesse. Ti cade la catena, te? Hai fatto. È fine, no, fine. Siccome la gara potrebbe essere un po' impari per il livello di riding, abbiamo deciso che partiremo distanziati. Distanziati ognuno a 3 metri. Con l'alboreto per primo. 1, 2, 3. Ok. 3, 2. Dai, Amanin! 1, via! Bastardi pedalano, eh! In gara vanno i bastardi! Se ti cade la catena butti via la gara. Caduta la catena. Avete sbagliato. Di qua. No, no, ho sbagliato. Ho sbagliato, cazzo. Ho sbagliato. Pezzo di merda! Oh! Oh! Oh, shit! Oh! 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 Attenzione! Arriva il pazzo! E Albi! Rosella! Non mi ricordavo il percorso. Ragazzi, se ci avete visto correre è perché se cazzo di bici gli cade la catena come niente. Neanche la campestre correvo così tanto. Il risultato era già stato scritto all'inizio. Ma guarda che io pensavo di andare molto peggio, invece me la sono combattuta, quindi sono felice. È l'unico che aveva sulla catena ed è riuscito ad arrivare ultimo. Se io mantengo le mie... Ragazzi, un applauso per Alboreto. No, mi si è rotta la... Applauso, grazie. Stava andando in testa ed è riuscito anche a sbagliare strada. Cioè ci sono 3 curve dovevamo fare e sbaglia strada. E quindi io adesso ti faccio vedere perfetto cosa dovrai indossare alla prossima challenge al Monza Pizza con le mini bike. Fammi vedere, si sono... Guarda che ci sono le... Tra l'altro, ragazzi, per chi si registra un piano Next Premium di Hype, con il codice Amazon Prime proprio, avrete anche un anno di Prime incluso. Se volete anche voi regalare dei costumi imbarazzanti ai vostri amici. Grazie Hype. Grazie per averci fatto fare questa esperienza. Ricordate ovviamente che tutti i link di Hype li trovate qua sotto in descrizione. Sono qui a guardarmi da mezz'ora loro. No, no, loro guardavano straniti adesso intanto che io parlavo con la camera. Adesso li guardo io. Iscrivetevi, muovi, campanellina, like. Chi non lo fa arriva al violentoretto che vi riempie di botte. Ah, tu sei un futuro YouTuber.